Bella ragazzi, bentornati in questo nuovo episodio di Minecraft. Siamo al 22esimo episodio stavolta ed è questo, oggi è il doppio episodio in una giornata, quindi una giornata speciale. Poi per questo motivo, perché non so, avevo voglia di fare un video, secondo episodio, lo facciamo, ce lo togliamo e siamo a posto. Vi dico che probabilmente anche domani ci sarà un doppio appuntamento con noi, con un primo e un secondo episodio, sempre della stagione di Minecraft, dove andremo continuamente a guardare bene le farm che ho fatto e quello che ho fatto perché sono stato assente un po' e ho fatto parecchie cose e magari ne faremo anche altre insieme. Lascio la linea all'inviato speciale che si trova nel mondo di Minecraft. La linea è tutta tua. Ciao! Ciao, eccoci qua, siamo bentornati. Grazie di avermi dato la linea e vediamo. Allora, ci siamo lasciati l'ultima volta, l'ultimo appuntamento, con che eravamo nella fornace che stava lavorando per preparare il carbone. Come vedete, il carbone ne sta andando giù parecchio. Adesso gli diamo un altro tick per vedere di distribuire le ultime cose e nel frattempo, andiamo a dormire magari quasi quasi subito. Nel frattempo vi posso dire che cos'è successo? La fornace è andata, abbiamo fatto un po' di concrete gialla sempre per prova, per vedere se funzionava bene, e vi volevo far vedere, siamo stati FK alla farm di pesca e volevo farvi vedere cosa è venuto su. È venuto su un sacco di robe, un sacco di incantamenti e non mi ricordo altro perché la roba è veramente tanta. Ci siamo buggati nella porta. Vabbè. Quindi andiamo a dormire. Johnny sta buono. Usiamo il letto rosso stavolta. Quindi eccoci qua. Comunque, apertura rafica e chiusura un po' più lenta perché sennò. Allora, questa è la farm, la nostra bellissima farm. Qui ho fatto, in caso qualcuno venisse, magari nel mio mondo così, e dice, magari vediamo qua, peschiamo e gli ciulliamo un po' di roba, no? Prima non c'è niente, vabbè, dice vado giù, c'è un'altra cesta. Praticamente ho tutte le ceste vuote. Anche per una condizione di spazio, non avevo abbastanza hopper, allora ho usato le ceste al posto degli hopper, che funziona benissimo. Si arriva qua sotto, dice, c'è un'altra cesta qua, e invece no, non è lì la cesta. Una serie di hopper che portano a queste ceste qua. Due di smistamento, pesci, e una qua. Toh, un arco col ripristino subito, buono. Qua è perché l'avevo appena svuotato, perché a proposito, le fornaci mi sono ricordato che avevano finito di cuocere e avevano finito il carburante, quindi bene che abbiamo messo a fare il carbone a carbonella. Come vedete, guardate qua quante canne da pesca con ripristino. Vediamo, aspettate. Ripristino. Fortuna del mare, ripristino, 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 fortuna del mare, ripristino, 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 ripristino. Cioè, guardate quanta roba con ripristino, cioè che sarebbe mending. Se noi riuscissimo a prendere queste qua e metterle su un arco così, noi diventiamo immortali praticamente, che è quello che è successo con la mia armatura ovviamente. Ripristino, 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 ripristino. Perché ho tutti questi ripristini? Perché qua con questa farm di pesca si pescano un botto di libri incantati con ripristino, che io se non sbaglio li ho usati tutti perché li ho messi in una cesta a parte. Vediamo, dovremmo averne ancora qualcuno. Pa, fortune, abbiamo, eccolo qua, uno con ripristino, un po' di respirazione, una protezione, vediamo un po' di flame, protezione del fuoco, efficienza, tocco e velluto, aspetto e potenza e fiamma, quello lì da mettere su un arco. Qua ci sono le maledizioni, che adesso vuoto perché fortunatamente ho trovato solo un libro con la maledizione della scomparsa.
Quindi mi è andata anche bene. Qua chiudiamo. Poi cosa abbiamo qua sotto? Abbiamo trovato un sacco di fili in ciampo, i ganci, no? Quindi potremmo fare altre farm se vogliamo. Poi abbiamo un fracco di ossa con cui facciamo le polvere d'ossa, delle stringhe che comunque non servono, tante boccette per fare le pozioni, le ciotole perché voglio andare a trovare l'isola dei funghi e farmi un allevamento di funghi lì, di cose dei funghi. E se riesco, comunque probabilmente farò off cam, porterò delle vacche fungo e farò allevamento qua vicino a casa mia, un po' di cuoio, un po' di frecce, qualche stack, un po' di legnetti, tante selle, che queste le useremo per i cavalli che abbiamo, delle name tag 48, ne abbiamo prese veramente tantissime. Poi cosa abbiamo? Vabbè, un po' di pesce, un po' di carne, altro pesce, ah sì, un sacco di stivaletti in cuoio che non so minimamente cosa farne. Qua sentite il rumore di lava perché praticamente qua dietro c'è un sacco di lava perché l'ho messa io, perché ero in creativa, e ho scoperto che dietro c'è un come si chiamano? Le Magion? No, la Magione. Non mi viene in mente, aiuto! I Doji, quelli lì sotterranei, che comunque ho scoperto ce n'è uno, e l'ho isolato tutto dalla lava e era pieno di mob, quindi la lava mi aiuta tantissimo a non far spawnare mob, e poi andremo a visitarla comunque in un episodio. Ora, vedetela che c'è una costruzione. Beh, andiamo a vederla. Scusate, ho dimenticato di fare quella, diciamo, come si chiama, quella fottutissima barca, quindi andiamo a farla che ci mettiamo molto meno tempo. Scusate. È che non ho voglia di farmi un'altra crafting table, siccome ce ne ho sparse un po' in giro per la mappa, un po' tante, sì. Facciamo un po' di stichettini, anche se ce li avevo già, e ci facciamo la barchetta. Ho detto la barchetta in betolla. Oh. Facciamo a prenderla, sì o no? Ok. Però già che ci sono, volevo provare, siccome di enderpearl ne ho parecchie, se non sbaglio ne ho uno stack che equivale a 16 per le enderpearl. Adesso non mi ricordo quante ne ho, forse un po' di più. Boh. So che questa spada contro gli enderman è veramente efficace. Ho lanciato giù un occhio di ragno, ma farò stessa, noi comunque lo riprendiamo per sicurezza. Allora, voglio fare una roba per accorciare i tempi, vediamo. Oh cavoli. Questa non ci voleva. Questa non ci voleva. No! Aia. Ci siamo schiantati, non ho tirato troppo alto, siamo finiti sul fondale dell'oceano, ma comunque siamo qua vicini per usare la nostra barchetta, quindi barchetta, oh, barchetta ho detto, e andiamo. Allora, spero che non stia tramontando il sole. No, dai, che quella è una zona veramente pericolosa di notte, cioè è veramente tanto pericolosa, come vedete, porca miseria, aiuto. Aiuto, sono incastrato. Aiuta! Com'è che si sale qua? Ok. Fatemi vedere come si riesce. Queste qua io potrei prenderle, in teoria sbatterle in asciugatrice e asciugarle. Cioè sbatterle in asciugatrice, sì. Ah, l'ho presa. Dai che la prendo, dai che la prendo. Presa! Ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta. Torniamo su senza soffocare. Ok. No, ha laggato. Ok, siamo salvi. No, scherzavo, siamo incastrati sotto, moriremo. Come si fa ad uscire da qua? Ok, è perché sto cercando di togliere tutta l'acqua, come vedete. Ne ho tolta un bel po', però devo toglierla tutta. Ah! Cavoli, cavoli, cavoli,
Aiuto! Ok, adesso ci facciamo una stradina per tornare su. Scherzavo. Opla. Facciamo. Dai, ce la possiamo fare. Comunque, come vedete, questa qua è la prigione per villager. Adesso vediamo se riesco ad andare. Vi faccio vedere le celle. Ok, queste qua sono praticamente una prigione che è tipo Alcatraz. Non puoi fuggire perché sei circondato dal mare, no? Sì, dal mare sei circondato. E va anche sotto il mare, come vedete. E quindi non puoi fuggire. Dovrai perire qua per l'eternità. Comunque, qua saltiamo. Perché saltiamo? Boh, vabbè. Vedete qua, ci vuole un po' questo livello base. E qua ci sono. Ho iniziato a costruire le celle. Come vedete, queste sono già le prime celle pronte. Qua dovrò metterci un pulsante per poter entrare e torturare i villaggeri. Qui, fatto così, da qua non possono fuggire comunque perché non c'è spazio. Cioè, no, a parte che non hanno nemmeno spazio per saltare dentro, quindi. Da dentro non si può aprire la porta, si apre solo da fuori, quindi se entro dentro, beh, capite, mi sono fregato. Quindi non entrerò mai, metterò dentro i villager e verrò, no, verrò a fargli visita. E là ci sono pezzi di roba volante. Vabbè. Torniamo a casa con le spugne. Si sgomma. Passa, ecco, passa in primo posto verso il faro, corre, ecco, sta per tagliare il traguardo e ci siamo quasi, ultima curva, ultima curva, passa un destro, fa una sgommata, arriva, eccolo che si sta avvicinando, si sta per schiantare, ma eccolo che curva, l'ultimo passo in vantaggio nella ultima curva verso la vittoria, eccolo, vede il punto di arrivo, ci siamo quasi, manca il molo, non c'è il molo, si sta per schiantare, vediamo come reagisce, eccolo, all'ultimo arrivo si salva. Ok, siamo arrivati, la barchetta può pure restare qua, credo senza problemi, e già che ci siamo sto albero lo tiriamo giù, così tanto per. Tanto con questa accetta che dovremmo anche dargli un nome. Dovremmo dargli un nome, come potremmo chiamarla? Accetta, tipo. Io ho il piccone che con ripristino e. Wow, bellissimo! Bello sto parkour, mi piace come ho fatto. Oddio, pensavo ci fosse un creeper. Un mezzo infarto come sempre. Ciao. Qua dovrò mettere delle scalette perché non si può tenere così, non si può. Lì abbiamo i nostri amici lupi, i nostri amici cilupici. Là sopra ci sono gli orsi polari, che è il nostro zoo. Quindi vi ho fatto fare un breve giro dove avete visto la prigione per villager. Questo era l'episodio, il secondo episodio dedicato, perché adesso devo chiudere perché non ho tempo, se no vi avrei fatto vedere, intanto qua come vedete gli stacchi continuano ad aumentare, vi avrei fatto vedere la roba molto meglio, più accuratamente, però devo andare via adesso, quindi vi do un saluto elettrizzante con la mia accetta in mano che spacca chiunque. Potremmo chiamarla spaccacranio, una roba del genere. È un bel nome, dai. Vabbè, comunque scrivetemi nei commenti qua sotto che nome volete dare a questa accetta. E noi nel prossimo episodio glielo daremo, quindi domani. Vi lascio al direttore del canale. Ridò la linea in studio. Per questa tutta bella, ciao! Sì, e intanto mi sono accorto che si è spostata la videocamera. Comunque, eccoci qua, ci ha ridato la linea con un suo bellissimo solito saluto. Ricordo, scusate, ricordo che è ancora attivo il concorso di 100 iscritti, si vince la maglietta e il canale che si è visto nel video precedente, che avete visto nel video, non nella live, nel vlog, il primo vlog che è stato fatto.
E potete vincere la maglietta del canale che l'avete vista lì. Lasciate commenti con i nomi sull'accetta e sui vari strumenti che volete dare, come ha detto il nostro reporter. Io vi lascio a un prossimo appuntamento domani. Sicuramente domani mattina a una certa ora uscirà il prossimo episodio e ci sarà anche un secondo episodio col secondo incontro. Un saluto elettrizzante a tutti. Bella ragazzi, bella vita. Elettrizzatevi per i prossimi episodi. Ciao!